Manuel, dopo qualche anno, com'è nata la scelta di ritornare ad allenare? È nata prima di tutto perché chiaramente ho smesso di giocare e poi ho ricevuto una chiamata da parte di Michele Passalacqua, che è un nostro responsabile, e mi ha convinto, anche se all'inizio ero un po' scettico perché per problemi anche di lavoro avevo qualche perplessità, però insomma alla fine è riuscita a convincermi, ci siamo buttati in questa esperienza, finora devo dire molto positiva perché i ragazzi sono oltre che bravi tecnicamente, tatticamente, sono anche molto educati e quindi è un'esperienza che per ora posso solo che parlarne bene. È un gruppo che ha l'età media dei 12 anni. Sì, sono tutti 2008 e tra l'altro quasi tutte le domeniche si trovano a confrontarsi contro non dei pari età, ma sempre ragazzi che hanno comunque un anno in più, quindi devo dire che anche sotto il punto di vista atletico si stanno veramente dimostrando all'altezza, ecco. Quindi mi immagino che l'impatto con il campionato è stato positivo. È stato molto positivo, anche perché è il primo anno che giocano praticamente tutti insieme, mentre si confrontano con realtà che giocano insieme già da diversi anni, quindi c'è un'amalgama importante, la stanno creando anche loro giorno per giorno, allenamento dopo allenamento, e siamo veramente soddisfatti e orgogliosi di loro. Immagino che anche per i ragazzi questa è una bella vetrina. È una gran bella vetrina, loro la sentono particolarmente, anche perché capiscono che chiunque venga a giocare contro di loro, chiaramente, essendo Arezzo Calcio, ci mette sempre qualcosa in più e quindi vivono la partita a mille, la sentono in particolar modo e cercano anche loro di dare qualcosa in più, ovviamente. A questo punto, quali sono le aspettative e gli obiettivi? Ma sai, le aspettative sono innanzitutto che loro crescano giorno dopo giorno, stare bene in campo, migliorare tecnicamente. Noi ce la mettiamo tutta e loro hanno per il momento veramente una forte predisposizione e dedizione al lavoro sul campo. Noi facciamo tre allenamenti, il martedì, il giovedì e il venerdì e ci prepariamo poi alla partita. Grazie Ok, grazie e buon lavoro. a te.